22 medaglie d'onore per i cittadini valmadreresi che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti. A consegnare l'importante riconoscimento ai loro parenti, il sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi e il prefetto di Lecco Castrese De Rosa, in occasione della giornata della memoria. Io penso che questo ci faccia riflettere sul valore della parola libertà. Nell'ultimo anno ci siamo lamentati perché non potevamo fare una festa di compleanno. Ci siamo lamentati perché non potevamo trovarci con gli amici. Ecco, queste persone hanno patito un anno, due anni di campo di concentramento e hanno capito nella loro semplicità, erano operai, erano artigiani, che solo chi mette a rischio la propria vita può capire il valore della libertà e la libertà che ci hanno consegnato alle nostre generazioni. Allora la memoria, che non è il ricordo, è quando noi ricordiamo con uno scopo, ovvero non parliamo al passato ma parliamo al presente e al futuro. Sono numerosi negli anni i valmadreresi che hanno ottenuto la medaglia d'onore grazie al paziente lavoro di ricerca di Mario Nasatti, presidente della sezione ANA di Valmadrera e dell'Istituto del Nastro Azzurro Federazione di Lecco. È iniziato ricordando mio padre, un alpino del battaglione Morbegno, nel 2009, grazie al giornalista Angelo Sala. Abbiamo iniziato a fare le ricerche, prima per le marmette, e poi nel 2012 hanno iniziato a stare con la medaglia d'oro mio padre e anche a Pierino Crimella, che è qui, che è vivente ancora a Valmadrera, no? E da lì sempre Angelo Sala mi ha detto: Mario, devi continuare, oltre a tuo padre devi ricordare anche agli altri. E quell'elenco che mi ha fornito Antonio Fortu dei 90 deportati, stiamo continuando con Valmadrera, siamo arrivati finora a 51. Fare la memoria è importante perché ricordiamo i nostri genitori che hanno sofferto per la libertà e la democrazia della nostra nazione. Ci hanno regalato questo lungo periodo di pace e di benessere.